Ciao a tutti, ragazzi, e bentornati. Spero che questa intro vi sia piaciuta perché ritengo fosse l'unico modo per presentarvi al meglio una configurazione così speciale. Un PC nato in collaborazione con diverse aziende. Quindi, la prima cosa che devo fare, è assolutamente, è ringraziarle perché hanno creduto nel mio progetto e mi hanno supportato. Quindi, un grazie per prima cosa va a Cassa Informatica, negozio fisico e online, dove potrete acquistare questa precisissima build oppure delle soluzioni più economiche. O ancora, se ne aveste bisogno, anche modificare alcune parti perché sono sempre a vostra disposizione per risolvere. Ogni problema. Trovate il link a tutte queste fantastiche offerte e anche la build che vedete in questo video direttamente qui sotto in descrizione. Devo poi ringraziare Nvidia e Activision perché ci hanno permesso di provare le nuove RTX insieme a Call of Duty Model Warfare. Infine, ma sicuramente non certo per importanza, MSI per averci dato un hardware fantastico, scheda madre e anche un'ottima scheda grafica e un case veramente adattissimo alla situazione. E XPG che ci ha fornito poi le RAM e anche l'SSD, ma poi di tutte queste cose ne parliamo a brevissimo. Questa configurazione è nata per uno streamer, ovvero Aluc, su Twitch porta sia Rainbow Six che altri giochi e ovviamente anche Call of Duty Modern Warfare. Crescendo sempre di più e anche portando sempre più live su Twitch, ormai era necessario e fondamentale cambiare il computer, che fino a questo punto poteva anche andare bene, ma è un pezzo di antiquariato. Già. Quindi siamo arrivati noi e abbiamo trovato una soluzione. Ah e ovviamente vi lascio qui sotto in descrizione anche il link al canale Twitch di Aluc così che se voleste andarlo a trovare streama quasi tutte le sere quindi lì troverete sicuramente qualcosa che vi può piacere. Ma voi siete qui per il computer di conseguenza partiamo subito a parlare di tutto quello che abbiamo messo al suo interno e non solo anche del case infatti vorrei partire proprio da qui. E si tratta dell'MSI Gagner 100 un case veramente molto solido ben realizzato e soprattutto con tanto tanto spazio da vendere pensato per il raffreddamento liquido anche custom. Come tutti tutti i case presenti ultimamente sul mercato hanno un ottimo spazio per dividere l'alimentatore e gli hard disk da tutto il resto della build. E soprattutto un fantastico passacavi nella parte posteriore per andare a nascondere qualsiasi cosa. Così non solo la build sarà pulitissima all'esterno, quello che tutti potranno vedere. Ma anche dietro le quinte, a volte non ci pensiamo, però avere tutto in ordine anche lì migliora le cose. Non certo per quanto riguarda il raffreddamento o quant'altro, ma anche solo per la pulizia. È un case molto interessante anche perché nella parte frontale abbiamo due parti che possiamo tranquillamente cascare. Per farlo ovviamente dobbiamo saper stampare in 3D, però trovate i file proprio per poterli modificare e di conseguenza stampare direttamente sul sito di MSI. Per quanto riguarda l'airflow abbiamo ben tre ventole frontali e tanto spazio anche per far girare l'aria, abbiamo uno spazio fantastico nella parte superiore per un radiatore ma anche ovviamente sostituendo quelle frontali che vi ho appena accennato e infine la classica ventola posteriore per far uscire tutta l'aria, quindi anche da questo punto di vista siamo a posto. Per quanto riguarda invece la scheda madre, beh sempre casa MSI e la scelta è ricaduta su una X570 Gaming Plus e così vi ho anche svelato tutto sommato il processore che andremo a mettere in questa build. Però ritornando un attimo alla scheda madre, Madre ha tutto quello che serve proprio per spingere a dovere la serie 3000 di Ryzen e non solo. Abbiamo anche spazio per i nostri SSD M2 e NVMe e per quando vi servirà, ovviamente abbiamo a disposizione anche la PCI Express 4. Per ora potrebbe non servirci, ma stanno già uscendo le prime componenti con questa compatibilità. E beh, ora dobbiamo parlare ovviamente del processore, visto che vi ho già accennato qual è il chipset e abbiamo scelto di installare il 3700X. Nuovo processore quindi a 7 nanometri del mondo AMD della serie 3000, che è forse uno dei migliori in assoluto in questo momento per il rapporto qualità Prezzo. Ma dopo nei benchmark vedrete come si comporta l'intero computer. Non c'è bisogno che io stia qui a elencare tutti i dettagli e le specifiche di questo processore le trovate sul sito ufficiale, ma tra le altre cose, come vi ho detto, essendo uno dei più venduti in assoluto e più amato in assoluto, c'è veramente poco da dire. Con questa build Aloce farà anche lo streaming, non giocherà soltanto. E vi posso dire che potrà decidere se farlo con la scheda grafica, sempre grazie a OBS, oppure addirittura col processore, perché è talmente potente che gli permetterà sia di giocare che di streamare. Può scegliere lui, è libero di fare veramente ciò che vuole. Io sono abbastanza sicuro che aluc prima o poi avrà voglia anche di overcroccare questo sistema e per questo motivo ho insistito soprattutto per avere un raffreddamento a liquido, così per garantire un po' di più le basse temperature e di conseguenza anche la durata del processore stesso. Ho scelto un Master Liquid di Cooler Master da 240 mm con un radiatore a due ventole RGB. È veramente comodissimo da installare, forse uno dei più semplici in assoluto e fa egregiamente il suo mestiere. Sia i colori e quindi i LED della parte centrale. Che va sul processore che le ventole possono essere gestiti da Mystic Light. Ma come tutti i LED presenti su questa configurazione non c'è assolutamente alcun limite. Cooler Master è famosa per la qualità dei suoi prodotti, quindi è inutile anche in questo caso spendere troppe parole. Quello che vi posso dire è che facendo un breve test rispetto al dissipatore stock siamo scesi anche di 10-15 gradi durante il carico pesante, il che è molto molto importante. E per quanto riguarda le RAM, beh, non abbiamo deciso di mettere le 3600 perché sinceramente per il 3700x sono anche fin troppo. Quindi siamo rimasti sulle DDR4 da 3200 MHz. Però abbiamo spinto un po' di più sulla quantità, infatti sono 4 banchi da 8 giga per un totale di 32 giga di RAM. Si tratta delle adata XPG D60 e come vedete sono RGB, sono veramente molto molto belle. A me piace tantissimo tutta la serie di XPG, soprattutto perché vista dal punto di vista frontale non sono per niente invadenti, ma danno il colore necessario, quello che ci piace quello che ci fa rendere le nostre configurazioni anche un pezzo di arredamento. E tra le altre cose sono super performanti e potete overclockarle senza alcun problema. Ma XPG Devo ringraziarla anche per averci inviato l'SSD M2 NVMe da 512 GB, nello specifico l'S11 Pro. Un SSD che sto montando praticamente su tutte le configurazioni che mi capita di fare, per il semplice fatto che è stabile, veloce e molto, ma molto affidabile anche in assenza di un raffreddamento da parte della scheda madre devo dire che le temperature rimangono sempre ben costanti e sotto controllo. Cosa fondamentale per un M2, veramente fondamentale. Ovviamente 512 GB non sono abbastanza anche perché Aluce oltre a streamare, fa anche registrazione video e poi editing. Al di là di alcuni hard disk che lui ha già a sua disposizione e che sposterà poi un giorno in questo computer, abbiamo comunque deciso di mettere un hard disk da 2 TB di Seagate, il famoso Barracuda. Preferisco per ora ancora avere gli hard disk come backup e non gli SSD però questa è una scelta vostra. E prima di parlare del pezzo forte, manca l'alimentatore. In questo caso abbiamo scelto un Rio toro e nello specifico ho deciso di installare un Enigma G2 da 650 watt Si tratta di un alimentatore 80 Plus Gold completamente modulare. Ultimamente i toro si sono affermati in maniera molto positiva sul mercato, di conseguenza ho cominciato a introdurli all'interno delle mie build e devo dire che almeno per quanto mi riguarda sono veramente eccezionali. E ora manca l'ultimo pezzo, il pezzo forte. Io sono convintissimo che la compagna ideale. Del 3700X sia la 2070 Super. E infatti in questa configurazione ho deciso di installare una MSI RTX 2070 Super Gaming X. È una scheda nata e pensata per risoluzioni dal Quad HD in su, però nel contesto proprio del lavoro che deve fare Aluc gli sarà di grandissimo aiuto per poter giocare a 1080p oppure anche in Quad HD e contemporaneamente streamare ad alta qualità. Anzi, contemporaneamente, probabilmente potrà anche registrare, insomma, con questa build veramente ha tutto il potere necessario. E di più, credo che sarà veramente contento. Ma senza perdersi troppo in chiacchiere, credo che la cosa importante sia vedere i test, i benchmark. Perché alla fine guardare solo le specifiche tecniche è inutile. Vediamo sul campo che cosa riesce a fare. Vi ho ascoltato e di conseguenza non ci saranno dei test dei benchmark soltanto visuali, quindi con delle grafiche, ma ho provato tre giochi direttamente con voi. Il primo sarà assolutamente Call of Duty Modern Warfare. Ho già giocato diverse ore alla campagna perché veramente l'ho trovato un gioco fantastico, soprattutto per i nostalgici di code come me. Siamo tornati a una struttura di gioco che aveva convinto in passato e che credo che sia mancata tanto ai giocatori fino ad oggi. Quindi, se siete tra quelli che hanno messo da parte Call of Duty per un po' è il momento di tornare credetemi è veramente un gioco spettacolare e gli sviluppatori hanno introdotto anche il Ray Tracing che dà quel tocco in più soprattutto quando giocate in single player ma lo vedrete a brevissimo e infine un altro gioco che forse è uno dei più pesanti in assoluto per quanto riguarda il mondo del Ray Tracing perché è quasi una demo tecnica spinta a dovere un po' come il Crisis 3 di una volta ovvero Control questi sono i tre giochi tutti gli altri giochi sport, Fortnite e quant'altro non li ho testati per il semplice fatto che questa configurazione è decisamente overpower per loro perché se questi giochi girano Bene, figuriamoci Fortnite, LOL o quant'altro, avremo FPS da vendere. Bene, vi lascio il benchmark, se no questo video diventa veramente troppo lungo e noi ci vediamo subito dopo con le considerazioni finali. Come primo gioco, ovviamente, Call of Duty lo testerò in due modi diversi. Prima di tutto la campagna, quindi il single player e qui testeremo il ray tracing perché è la cosa più importante, ciò che rende questo gioco un qualcosa in più. Allora in questo momento noi abbiamo quindi sempre 3440x1440p quindi quad hd con tutti i dettagli al massimo possibile e immaginabile, l'unica cosa che ho tolto sono i motion blur perché io non li sopporto e tendenzialmente visto che testo tutte le schede senza motion blur l'ho tolto anche in questo caso, direi di passare all'azione. Allora, in questo momento abbiamo circa 80-85 fps, il che con il retracing non è niente male, ovviamente, come sempre andando in stanze più chiuse, gli fps dovrebbero aumentare o comunque rimanere più o meno costanti. Come avete visto, siamo arrivati fino a 100, adesso siamo tornati, ecco come vedete sta salendo. Poi si ritorna ovviamente verso gli 85 quando si guarda fuori. Vediamo ora se in situazioni più complesse, dove come in questo caso c'è una luce che entra da una finestra e illumina tutta la stanza le cose vanno a peggiorare o a migliorare mi sembra che gli FPS rimangano stabili come potete vedere le luci sono completamente dinamiche come anche le ombre ed è proprio la caratteristica del ray tracing quindi da questo punto di vista assolutamente ottimo adesso credo che andremo in campo un po più aperto così vediamo anche qui il cambiamento degli FPS calato leggermente ma neanche più di tanto si è ritornati sempre sugli 80-85 FPS quindi direi che non è niente male questa è una scena abbastanza drammatica quindi non guardiamola perché non è il massimo. La cosa che dobbiamo fare ora è passare a 1080p con gli stessi settaggi e vediamo che cosa riusciamo ad avere. Eccoci qua a 1080p, come si vede è cambiata un po' la qualità della risoluzione perché il monitor è molto grande per un 1080p, però gli FPS sono saliti a 109. Il che è veramente spettacolare perché incomincia a essere giocabile, cosa che normalmente non succedeva. Io intanto mi sono distratto e mi sa che è successo un disastro. Come potete ben vedere. Il ray tracing non è per tutti, lo so benissimo, ci sono persone che non lo amano e che non lo vorranno mai utilizzare, ma se doveste avere una RTX è veramente stupido non provare questa tecnologia perché è grandiosa, vi rende il gioco molto più interessante, molto ma molto più immersivo, quindi provatelo assolutamente. E in questo gioco, credetemi, c'è da divertirsi. Tra l'altro non lascia proprio spazio all'errore, è molto complicato, molto impegnativo anche a livelli bassi. Quindi per chi ama proprio i classici giochi dove c'è un'avventura, una missione, una complessità questo è veramente un titolo da avere ed eccoci qui quindi su Rainbow Six non potevamo non fare test su questo gioco visto che Aluc gioca costantemente è il suo gioco preferito lo porta su Twitch praticamente ogni sera e vi lascio il suo link qui sotto in descrizione lui ovviamente ha bisogno di un frame rate molto alto adesso non badate 60 fps perché siamo semplicemente sul menu di gioco e voglio testare però questo gioco in quattro situazioni diverse ovvero in coda hd col dettaglio al massimo e poi sempre in coda hd però con i dettagli minimi e la Stessa cosa la farò con il 1080p. Ora andiamo a vedere che impostazioni abbiamo. Andiamo in Options, Display. Vado a mettere 3440x1440p. I più attenti di voi avranno visto che ho un monitor da 60 Hz, questo non è un monitor per giocare. Non potrò quindi godermi gli FPS che riusciremo ad avere, però poco importa. Per lo scopo di questo test, ci importa quel risultato lì. Quindi sempre occhio a questa piccola parte perché lì ci sono tutte le informazioni necessarie. Passiamo ora a grafica e andiamo a mettere invece. Tutto ad ultra con i settaggi base. Applichiamo. E visto che questo gioco include il benchmark direi di farlo partire. Come avete visto il benchmark ripropone diverse scene, interno, esterno, esplosioni e quant'altro, quindi dà già veramente un'ottima indicazione di quello che riusciamo ad avere. Infatti vedete che è stato diviso proprio in tutte le varie zone, abbiamo avuto una media di FPS di 161 in generale e vi ricordo nuovamente Kodak D con dettagli ultra, quindi molto interessante il minimo che abbiamo avuto è stato all'entrata con 150 di media il che vuol dire che già potremmo giocare tranquillamente su un monitor 144Hz in QHD dettagli al massimo anche a livello competitivo perché potreste farlo a questo punto e considerate una cosa qui abbiamo un po' più di pixel rispetto al 16 infatti abbiamo un 3440x1440p quindi un minimo di differenza comunque l'abbiamo ora invece mettiamo i dettagli al minimo sempre in QHD quindi andiamo a impostare tutto al minimo Applichiamo e facciamo partire il benchmark. Beh, come possiamo vedere, il risultato è notevole. Abbiamo guadagnato 100 fps semplicemente passando. Dal livello ultra a livello basso ed è incredibile. Come vedete, il minimo che abbiamo avuto è stato di 234, sempre nell'entrance, che probabilmente è la scena molto più complessa con molti più oggetti e anche esplosioni. Quindi direi che siamo a posto anche da questo punto di vista. Passiamo adesso alla risoluzione che si usa normalmente quando si fa streaming e soprattutto quando si gioca a livello competitivo, perché è l'importante avere il massimo numero di FPS possibili. Così da poter arrivare a utilizzare anche non soltanto i monitor da 144 Hz, ma anche da 240 Hz. Come vedete abbiamo superato i 240, ma proviamo giusto per curiosità anche col Full HD, sebbene sia quasi inutile, perché la RTX 2070 Super è pensata dal quoda HD in su, però facciamo una prova. Ah, prima di iniziare, giusto una piccola indicazione: avete visto la GPU avere temperature veramente molto 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 basse. Probabilmente questo benchmark non sta caricando oppure si è buggato un attimo quel dato. Dopo magari facciamo un giro in gioco reale, e vediamo se cambia. Normalmente, comunque, è una scheda grafica che rimane intorno ai 60-65 gradi, quindi non abbiamo comunque grossi problemi. Dettagli ad ultra: 222 fps di media in generale. Il dato più basso che abbiamo avuto è stato 195. Quindi ci potrà giocare tranquillamente anche a 1080p competitivo tenendo il massimo della risoluzione e non avrà alcun problema, sta a lui scegliere cosa fare ovviamente. Totalmente inutile ma vabbè facciamolo lo stesso, passiamo ai dettagli al minimo per quanto riguarda il Full HD e vediamo quali numeri riusciamo a avere. Vediamo se riusciamo a battere il record e arrivare a un picco massimo di 400 fps, proviamo. Ok volevo battere il record, l'abbiamo stracciato, infatti abbiamo avuto un picco di 500 fps. Durante il gioco, vabbè, questo è un dato sicuramente che non ci interessa più di tanto. Andiamo a prendere quello medio ed è di 326 fps. Infatti, come vi ho detto prima, questa scheda. È decisamente overpower per quanto riguarda il Full HD. Però per chi streama ovviamente dà molto margine per poter giocare e streamare con lo stesso identico computer. Ed è questo il ruolo che avrà questo PC per Aluc. Quindi è importante che riesca a raggiungere certi livelli. Io direi di fare però un test anche reale, per così dire. Tornerei alla risoluzione di 3440p per 1440 e metterei poi la grafica tutta al massimo. Perfetto, siamo all'esterno della mappa, come vedete ci sono tante luci, tanti riflessi, questa è una scena sicuramente abbastanza pesante da renderizzare e siamo tra i 140 e i 165-170 fps, quindi stiamo nella media effettivamente di quanto avuto anche attraverso il benchmark. Entriamo ora in casa o comunque in una zona al chiuso per vedere come migliorano gli fps, perché sicuramente avranno un miglioramento, perché è normale, succede sempre così quando si riducono gli spazi perché si hanno comunque anche meno problematiche a livello di riflessioni e quant'altro comunque come vedete 166 168 fps anche in fase di combattimento diciamo che si assesta praticamente su quello che abbiamo già visto prima quindi nulla di nuovo il benchmark è stato molto realistico però ero curioso di vedere anche in gioco reale come sarebbe cambiato il tutto e effettivamente non è cambiato quindi Possiamo dire che i risultati che abbiamo avuto prima li possiamo avere anche in gioco con questa build che è veramente incredibile. Per quanto riguarda gli altri giochi, avete già visto Call of Duty e poi vedremo insieme un altro gioco, ovvero Control. Quindi io direi che finisco questa partita in solo e noi ci vediamo quindi su Control con il test ancora su RTX e non solo. Eccoci qui ragazzi su Control, è uno dei giochi forse più pesanti attualmente sul mercato non so se perché è stato gestito male nella sua creazione o semplicemente perché è stracarico come vedete di luci in questo momento non c'è ray tracing attivo, in questo momento siamo in un full hd con dettagli ultra al massimo c'è praticamente tutto e come potete vedere è veramente bellissimo Control tra l'altro è un gioco molto interessante se vi piacciono le avventure in generale l'ho trovato veramente molto molto carino gli fps ragazzi su questo gioco sono incredibilmente ballerini non c'è mai una costante variano tantissimo siamo giusto un pelo sopra i 60 fps ma non è dovuto tanto alla build ragazzi anche con la mia dove ho una RTX 2080 le cose non cambiano molto di più di così è proprio un gioco che è stracarico pensato in teoria per il ray tracing, quindi a breve quando avremo fatto un piccolo giro potremo sicuramente testare il ray tracing, il DLSS e quant'altro e vedere se gli FPS cambiano se c'è Differenza da questo punto di vista. Tra l'altro, vi posso dire che giocare a questo gioco anche a dettaglio medio non fa cambiare tanto l'esperienza, perché comunque ci sono un sacco di effetti extra in questo momento che non servono assolutamente nel migliorare la qualità né nel migliorare poi di per sé il gioco. Quindi potete sicuramente trovare una soluzione alternativa. Ad ogni modo, come avete visto, viaggiano tra i 65, 70 e un massimo di 85. Non mi pare che siamo andati. Oltre queste cifre, attiviamo adesso in questo momento il Ray Tracing più il DLSS e vediamo il risultato. A parte che vi dico la verità, cambia drasticamente il gioco e l'esperienza, perché questo gioco è stato uno dei primi pensato realmente totalmente con il Ray Tracing. Quindi abbiamo anche ad esempio le riflessioni sugli oggetti trasparenti, cosa veramente incredibile. Quindi andiamo subito nelle opzioni, attiviamo subito NVIDIA DLSS. E andiamo ovviamente ad attivare il ray tracing. Proviamo a esagerare, esageriamo, mettiamo sul massimo. Come vedete è cambiato drasticamente, le riflessioni sono molto più realistiche. Adesso vado in una zona, ecco vedete qui ad esempio, potete vedere attraverso e potete vedere anche il riflesso, quello che vi dicevo prima. Questo prima non si vedeva, fateci caso, tornate magari indietro di qualche secondo nel video, questa parte era tutta totalmente scura perché non c'era quell'effetto, non si poteva vedere. Questo è uno degli aspetti del Ray Tracing che va a migliorare sicuramente l'esperienza di gioco. Gli FPS come vedete sono rimasti più o meno quelli, siamo scesi di qualche punto però aggiungendo ovviamente carattere al gioco. C'è chi non ama il Ray Tracing, lo so benissimo, per quanto riguarda i giochi in single player come questo e quindi le avventure, credetemi, dà un'immersione incredibile. Vi consiglio quindi ragazzi di utilizzarlo qualora foste in possesso di una RTX perché aggiunge tanto ma tanto 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 alla nostra GPU come vedete 94-95% come succede in realtà quasi in tutti i giochi ma costantemente però le temperature che adesso si sono sbloccate rispetto a prima come vedete sono molto basse e quindi questa GPU è veramente eccezionale un elogio quindi va a MSI per il lavoro di raffreddamento della scheda veramente perfetto ok ragazzi abbiamo finito quindi con i benchmark io direi che vi lascio alle mie considerazioni finali con anche qualche ringraziamento doveroso a dopo Ebbene ragazzi avete visto che cosa è in grado di fare questo computer su Rainbow Six veramente assurdo per quanto riguarda il mondo ray tracing sappiamo benissimo che non riusciamo ancora ad avere degli fps per poter giocare in competitivo ma nessuno mai penso utilizzerà il ray tracing per ora per giocare competitivo quindi ci serve per dare quel tocco in più al gioco in single player e devo dire che su Call of Duty Modern Warfare hanno fatto veramente un lavoro eccezionale sono molto contento sia del risultato di questa build che del gioco di per sé infatti non vedo l'ora di finirlo e ve lo porterò sicuramente anche in live su Twitch quindi vi lascio il link qui sotto in descrizione. Al momento in cui sto registrando questo video Aluce non ha ancora visto il suo computer non sa proprio nulla sono incredibilmente curioso di sapere che cosa ne pensa e spero ovviamente che gli sia piaciuto prima di salutarvi torno a ringraziare Cast Informatica dove potrete acquistare questa precisissima build oppure anche altre versioni più economiche oppure modificare solo alcune parti qualora aveste altre esigenze e il link lo trovate qui sotto in descrizione ringrazio poi nuovamente anche Nvidia Activision MSI e XPG. E ovviamente ad Aluc un augurio di poter crescere sempre di più su Twitch e diventare uno streamer ancora più grande. Ragazzi, ovviamente voglio sapere anche la vostra riguardo a questa build. Vi è piaciuta? Cosa avreste cambiato? Beh, io penso nulla, però chi lo sa, magari avete qualche idea. Lasciatemi un commento qui sotto in descrizione. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video. A presto!